Così sembro il principe nuoto. Che bello. Questo. Questo non è glitter. Vabbè, andiamo con il rosso, che forse è meglio. Andiamo con il rosso di questa palette qua, che mi sembra un po' più rosso scuro. Sembrava rosso, non si capisce. Vediamo. Sì, è rosa. Come si
Sta riuscendo. Non so se si vede da... Senza occhiali non vedo differenza dalla videocamera, non so, mettiamoci un po' più di scuro. Ti dirò, forse così ci siamo. Questo mini spazio.
se è questa la lunghezza così.
base nera e poi fanno la bocca a culo di gallina così. E con le rughe che si creano, con le pieghe, vanno a mettere un verde sopra brillante. Vabbè, adesso io ho un verde brillante, sì, forse ce l'ho. Potremmo mettere questo verde qui, che è un verde acido, fa molto Beetlejuice, sperando che si colori e viene fuori un effetto tipo, sembra un po' zebrato, ecco. Quindi in realtà potremmo metterci anche un qualsiasi altro colore chiaro, oppure fare anche il contrario, mettere un colore chiaro sotto e sopra metterci il nero. Però voglio provare quello originale io, e quindi è questo qui. Però rossetto nero non ce l'ho, andremo a mettere un ombretto nero sulle labbra, quindi stavolta sì che mi servono gli occhiali, perché altrimenti è un casino. Riuscirò a mettere gli occhiali con questo make up? La risposta è sì, resteranno appiccicati probabilmente. Bene, allora vado con questo pennello qua, tanto è già sporco, dopo li lavo tutti insieme. Non so se ombretto più ombretto venga l'effetto o se serviva un rossetto sotto di base. È che io rossetti li ho tutti dello stesso colore, ovvero quel nude, oppure ho quella matita rossa. Se non viene, magari proveremo diversamente, non so. Proviamo l'effetto. Vado di dito medio. Sensato, ma anche qualche